Rock Garage Podcast. Il professor Garage è docente di storia del rock all'Università della Musica, ma la sua cattedra non è in un prestigioso ateneo, in qualche rinomata facoltà o vicino a qualche polverosa biblioteca. Il rock è nato e cresciuto negli scantinati più decrepiti e sui palchi più fumosi. Quindi le lezioni di questo particolare prof si tengono sulla strada, dove, in perenne viaggio sul suo furgone sgangherato, è immancabile testimone della storia del rock. Bentrovati, roccofagi e roccofili di ieri e di oggi, per questo nuovo podcast targato Rock Garage. Con l'intervista di oggi spostiamo la nostra attenzione sulla scena metal mainstream. Andremo infatti a parlare con un ospite veramente eccezionale. Sto parlando di Alex Staropoli, che per quei pochi che non lo sapessero è il tastierista dei Rhapsody of Fire, uno dei nomi più blasonati del panorama metal italiano, ormai affacciato anche in campo internazionale da oltre un ventennio. Ovviamente tutto questo non ci impedirà di sfoggiare la solita faccia tosta, quindi bando alle ciance, colleghiamo Skype e microfono e partiamo con le domande. Allora, ciao Alex, benvenuto su Rock Garage e complimenti per il nuovo album. Ciao, ciao a tutti, grazie, grazie. Iniziamo proprio dal vostro nuovo disco, bellissimo. Ovviamente senza esagerare con gli spoiler. Cosa deve aspettarsi chi non l'ha ancora sentito? C'è una discreta dose di musica nel nuovo disco. E il percorso iniziato con Death Mountain 2 anni fa si è evoluto con Glory for Salvation, sia dal punto di vista musicale e compositivo, ma anche molto dal punto di vista sonoro. E devo dire che il mix suona veramente incredibile. E Sebastian Seb Leverman ha veramente fatto un lavoro fantastico rispetto all'album precedente, che già suonava benissimo. Per cui non c'è niente di così eccitante e promettente per un musicista e per un compositore che sentire i propri brani con questa potenza, chiarezza e definizione. Trovo che sia veramente qualcosa di incredibile, per cui siamo molto felici e non vediamo l'ora che l'album esca. E ovviamente ci sono molte sorprese sonore, ovviamente in chiave Rhapsody of Fire. Confermo l'incredibile, come dici tu. Senti, Glory for Salvation è piuttosto distante da quello che voi agli esordi avevate definito Hollywood Metal. A beneficio delle giovani band che ci ascoltano, raccontaci come si può e anche quanto è importante mantenere il proprio stile fresco e attuale, conservando al contempo una firma riconoscibile. Questo, quando hai una tua identità e un tuo gusto personale, musicale ben definito, questo fa già una gran parte del lavoro. Mi è stato detto che l'album suona più moderno rispetto ad album precedenti. Devo dire che è un bel complimento, e sicuramente anche grazie al mix, grazie ai suoni. Ed è bello riuscire a portare un genere così di nicchia, così, se vogliamo, per certi versi chiuso. Quando fai l'epic, il fantasy, puoi toccare altri stili, però diciamo all'interno di una band di questo tipo è difficile poi uscire troppo dal tracciato. Per cui la componente musicale, che l'utilizzo di strumenti veri eccetera, che ovviamente esaltano la qualità del suono, e un mix moderno, sono delle scelte azzeccate, penso fondamentali. Certo. E rimanendo in argomento, dal primo album dei Rhapsody all'ultimo dei Rhapsody of Fire sono passati molti anni.
Come hai visto l'evoluzione del metal in questo periodo? Cioè, quali elementi hai trovato interessanti e quali invece discutibili? Perché magari? Ma devo dire, forse sono non sono la persona indicata a cui chiedere questo tipo di domande, perché il metal l'ho seguito moltissimo agli inizi, però con l'aumentare del lavoro e della concentrazione sulla composizione eccetera, ho sempre ascoltato meno per cui negli ultimi anni è davvero nulla praticamente. Però devo dire che alcune band si sono distinte per l'utilizzo dell'orchestra o comunque di orchestrazioni, Nightwish ad esempio, cioè loro dagli inizi hanno fatto dei passi da gigante, hanno avuto un successo incredibile e anche a livello compositivo e sonoro hanno fatto delle cose davvero, davvero molto belle. Poi a parte questo non saprei, tendo a guardare molto il mio territorio e quindi non mi è molto difficile ascoltare musica metal, perché a parte anche un fattore di tempo preferisco concentrarmi sulla composizione, lavoro e condividere con Roby idee, cose, per cui alla fine il tempo che rimane preferisco ascoltare altro, devo dire la verità. Un'altra domanda sulla produzione del disco. Ho parlato con diversi musicisti che sono stati costretti dalla pandemia a registrare le loro parti separatamente, senza mai incontrarsi di persona. Voi siete riusciti a trovarvi in studio normalmente o avete dovuto fronteggiare anche voi questa difficoltà extra? Beh, diciamo che a livello di registrazione è successo raramente di trovarci nello studio contemporaneamente, anche perché il lavoro compositivo per il Rhapsody of Fire nasce in un modo molto diverso dalla tipica band, per cui da un lato ci sono io che lavoro e creo brani per conto mio, da un altro c'è il lavoro che faccio con Roby De Micheli, chitarrista, con cui ci scambiamo idee, lui mi manda i riff, selezioniamo le cose che ci piacciono di più, per cui da lì poi mi vengono delle idee eccetera, per cui ci sono vari elementi, poi Giacomo scrive i testi, c'è un lavoro di team, però non è una band che va, entra in studio e tutti assieme, non c'è questo tipo di lavoro, però c'è tantissima comunicatività. Per quello che ti posso dire è che sono l'altro anno, in luglio, sono sceso in Italia, mi sono trovato con Giacomo, abbiamo registrato tutte le voci assieme, i cori, i vari strumenti, per cui c'è comunque un'interazione diretta, c'è soprattutto con Giacomo. E questa volta sì, per The Eight Mountain ho registrato le chitarre io e Roby a Trieste, mentre questa volta l'idea se le ha registrate a casa e mi mandare i pezzi man mano, ma devo dire che per quello che è il nostro obiettivo e per il modo in cui componiamo, questo modo va benissimo, perché ti dà anche il tempo necessario anche di cambiare qualcosa, e per cui abbiamo fatto, per me ha una certa valenza, perché moltissimi pezzi, soprattutto sulle chitarre, abbiamo lavorato tantissimo, ci siamo scambiati vari file, varie idee, poi man mano che vado avanti a comporre arrangiamenti, a migliorare i brani, aggiungere cose, preparare un po' tutto per il mix, mi rendo conto che vengono fuori delle idee, quindi chiamo Roby, mi registri questa parte, gli mando un esempio, cose così, proprio magari anche lui viene fuori con un'idea per diversificare una parte, un assolo eccetera, per cui c'è questa versatilità, per me è importante e anche interessante. Quindi ha anche dei lati positivi, insomma. Secondo me sì, da noi non ha nessun senso andare in uno studio e trovarci assieme, perché sinceramente a me di pagare uno studio proprio non mi interessa, io ho le mie strumentazioni, posso prendere il mio laptop, microfoni, le cose, preamp, ho tutto, la qualità che mi serve
posso prendere un volo e andare ovunque. Per me questa versatilità veramente, al di là dei costi che si ammortizzano, però io sono in prima linea, registro io, gestisco io, ed è una gran soddisfazione, insomma. Benissimo. Certo. Senti, la mia personalissima opinione su Glory for Salvation è che sia un lavoro molto ben riuscito, soprattutto perché è molto movimentato, ci sono parti tirate, parti più delicate, molti strumenti, arrangiamenti anche complessi, ma tutto questo straordinariamente non lede l'immediatezza delle tracce, che invece arrivano abbastanza semplicemente, il messaggio è sempre comprensibile. Quindi, era uno degli obiettivi che ti eri prefisso in fase compositiva, dovuto all'ottima produzione, o è un qualcosa che invece è venuto da solo magari? Penso che dopo tanti anni di produzioni è una cosa che, se ogni brano è strutturato, arrangiato bene e mixato bene, c'è una grande facilità all'ascolto e accessibilità all'orecchio, per cui devo dire che tendo a caricare meno sugli arrangiamenti che in passato, per cui otteniamo più chiarezza e più definizione, per cui quando l'orecchio riesce a sentire meglio tutte le informazioni è meno stressato, per certo. Cui un ascolto pesante non è facile da gestire nel tempo, per cui comunque devo dire che il mix di Sebastian mi permetterebbe di caricare un po' di più e di aggiungere più armonie, più melodie, però penso di aver trovato il giusto equilibrio. Sono d'accordo. In questo disco non vi siete fatti mancare nulla, nemmeno i testi in tre lingue diverse. Quali sono le principali differenze nell'arrangiare un brano in inglese, in italiano o in spagnolo? È una domanda più per Giacomo questa. Comunque devo dire che l'idea di avere sullo stesso disco una ballad in tre lingue sia davvero interessante a livello musicale. Si possono paragonare i diversi stili vocali e il diverso approccio. Ovviamente la versione principale sul disco è quella in inglese, però bisogna dire che la versione in italiano per molti, soprattutto per Giacomo, ha qualcosa in più, e anche la spagnola suona molto bene. È un regalo che abbiamo voluto fare a tutti i nostri fans italiani, ovviamente, e anche i fans che parlano spagnolo, che sono tantissimi nel mondo, per cui non è facile, non si tratta solo di una traduzione che viene fatta dall'inglese alle varie lingue, ma è proprio un vero e proprio adattamento, e in alcuni casi le frasi sono completamente differenti. Infatti per questo te l'ho chiesto. Sì, bisogna trovare, non puoi solo tradurre, bisogna proprio lavorare sui suoni e sulle parole giuste. Ok, ora permettimi una curiosità personale. Terry Alveok è il mio brano preferito di Glory for Salvation, perché adoro quelle sonorità medievali. Puoi dirmi qualcosa di particolare riguardo questo brano? Beh, l'idea, l'influenza barocco celtica viene sempre arrivata da mio fratello Manuel, per cui fino all'inizio, fino al 97, ha sempre apportato ha sempre sottoposto delle idee, ci portava delle cassette, poi dei CD, quindi con gli anni, per cui è sempre stato interessante averlo come presenza fissa nella band. E devo dire che per Terry Alveok, nel modo specifico, mi ero semplicemente ripromesso e segnato proprio che volevo utilizzare degli strumenti come le cornamuse, l'arpa celtica, il flauto ovviamente, e anche altri strumenti che poi infatti ho usato, violino, viola, violoncello. Usato tutto e arrangiato in un modo celtico, devo dire, suona veramente bene. La canzone, il brano parte, è partito l'idea solo dal desiderio di voler utilizzare quegli strumenti.
per cui mi ha dato parecchia soddisfazione, devo dire la verità. Mi ha divertito e mi ha... è stato davvero un grande intrattenimento per me sviluppare, comporre, arrangiare il brano, per poi fino a registrare tutti i vari strumenti. Pensa che eravamo a casa di Giacomo e lui mi ha detto che, volendo, conosceva un ragazzo che suona la cornamusa e che praticamente abitava a 10 minuti da dove eravamo noi, ed è un mostro, bravissimo, è disponibilissimo, è arrivato, poi ha suonato anche il low whistle, che lo stesso flautino che ho usato in Braveheart, che ho voluto utilizzare per l'intro che precede Terry Aliaho, per cui quando le idee e gli strumenti sono giusti possono ispirare la scrittura di un brano o anche di un intero disco. Certo. Benissimo. Senti, ultima domanda sull'album, poi andiamo avanti. A quanto pare finalmente si potrà ricominciare ad andare ai concerti. Parlaci un po' del tour promozionale del disco. Beh, abbiamo fissato 30 date. le trovi sul sito, su Facebook, le abbiamo già pubblicate da tempo. Sono 30 date, tantissimi concerti, si parte con la Spagna, si va in Francia, poi si sale, si scende, perché abbiamo tantissimi paesi, sperando ovviamente che si possa davvero fare. Che rimanga tutto così. E noi ci prepariamo, saremo pronti e speriamo, insomma, di poterlo fare, incontrare di nuovo tutti i fans e riprendere il discorso live che abbiamo dovuto interrompere praticamente 2 anni fa. Benissimo. Ma rimaniamo in tema. È meglio suonare in studio o dal vivo? Ma è meglio suonare sempre e ovunque. sono cose diverse, davvero cose diverse. Dal vivo probabilmente sei un po' più rilassato, perché è l'atmosfera che è così, insomma, ti diverti, suoni, hai il pubblico, i tuoi fans, è una situazione diversa. In studio devi essere preciso, devi fare del tuo meglio a 10, per cui sono situazioni differenti, davvero differenti. Ok. Quanto c'è di digitale e quanto di analogico nel vostro sound oggi? Beh, c'è... Mi ha detto che avete usato strumenti veri per fare... Beh, sicuramente l'utilizzo di un buon microfono, di un buon preamplificatore, di una buona stanza e di strumenti veri, è ovvio che in quel modo raccogli l'essenza dello strumento, per cui certe cose sono insostituibili, è evidente. Alla fine in tanti non lo comprendono, ma in realtà il meno digitale c'è, più analogico c'è, alla fine il suono apre di più, è più, veramente più arioso, più definito, più profondo. È ovvio che non sempre è possibile. Io non ho uno studio mio di proprietà con hardware specifici, eccetera, però in passato abbiamo percorso un po' quella strada, soprattutto con Sasha, perché lui era un appassionato di queste cose, per cui tutte le cose che registravamo con lui comunque passavano attraverso rack analogici, poi passavamo il segnale attraverso un 24 pista, un 16 pista che aveva nastro, per cui comunque si tentava sempre di dare questa profondità e cristallinità che l'analogico ti può dare. Diciamo anche che alla velocità con cui suoniamo, quel tipo di ricerca può essere anche una perdita di tempo, diciamo. Poi il digitale aiuta un po' di più sulla definizione, soprattutto sulla batteria. A queste velocità, quando vai sui
170, 180, 190 bpm. Certo. Ok, allora, tenendo conto che i tuoi compagni non ascolteranno mai questa intervista, dimmi un cantante, chitarrista e batterista con cui vorresti suonare, del presente o del passato. Ma devo dire la verità, non ho personalmente mai avuto questo tipo di desideri o di sogni. Però diciamo nell'ambito metal sicuramente no, però da quando ero ragazzo che ascoltavo molto, molto, molto rock eccetera, beh, sicuramente sarebbe stato un sogno suonare con Sammy Hagar o Eddie Van Halen, cose così, per cui nella fantasia di un ragazzino mi proiettavo in quella dimensione. Poi componendo musica per i Rhapsody, Rhapsody of Fire, qua siamo su un altro pianeta a livello musicale, per cui quel tipo di desideri e cose non mi hanno mai più che altro toccato più di tanto. No, devo dire che tendo a vivere il presente in modo molto forte, per cui sono davvero contentissimo di condividere questa esperienza musicale con i membri attuali della band. Il tuo brano preferito da suonare è quello che secondo te è il migliore della vostra discografia, caso mai non coincidano? Oh, una domanda difficile, perché un po' dipende. Devo dire la verità che i brani veloci hanno una resa sonora, e parlo a livello di ingegneristico, una resa sonora inferiore ai brani che sono un po' più lenti o una ballad, perché a livello proprio di fisica e di suono, di rilascio del suono, un brano più lento ha le forme d'onda, le onde sonore hanno tempo di svilupparsi, di viaggiare nell'ambiente, nell'aria, per cui da quel punto di vista, più da ingegnere sonoro, apprezzo moltissimo suonare le ballad, perché hanno un'apertura e una profondità anche di bassi eccetera che i pezzi brani veloci non possono fisicamente avere. Detto questo, beh, ci sono parecchi brani della discografia, a partire da The Eight Mountain fino a Glory for Salvation, ovviamente, che sicuramente è figo suonare dal vivo, e soprattutto aver suonato The Eight Mountain dal vivo nella sua interezza ti fa capire parecchie cose, insomma. È stata davvero un'esperienza bellissima, anche perché i fans hanno apprezzato tantissimo, per cui è difficile specificare un brano. Ok. La prima caratteristica che una band deve avere per piacerti? Un cantante strepitoso, un cantante bravissimo, cioè che abbia un timbro di voce bello e che abbia tecnica, però che queste cose vadano in secondo piano rispetto all'abilità di cantare, per cui figo la tecnica, figo il timbro, però è importante anche come il messaggio vocale, che come arriva, no? Per cui sì, in primis è la voce, perché molte volte magari una band suona veramente bene, però la voce magari non è all'altezza, per cui quella è una cosa che mi infastidisce parecchio, quando la voce non è all'altezza. Ok. Hai dimostrato di essere uno che non molla mai, quindi sei la persona giusta a cui chiedere questo. Per una band conta di più lo stile o la perseveranza? Ma entrambe, direi. A parte il fatto che voglio essere chiaro, io non mi sento di essere una persona che debba insegnare o che possa insegnare niente a nessuno, in realtà.
Io semplicemente ho fatto nella vita quello che ritenevo fosse giusto e il percorso da fare mi sembrava già spianato, già quando avevo 18 anni avevo già le idee chiare, per cui avrei voluto fare, cioè avevo già l'idea di fare di fare una band, di lavorare con la musica, e dentro di me sentivo che c'era qualcosa che poteva essere reso tale, insomma, no? Non ho mai pensato di diventare famoso, di voler a tutti i costi calcare i palchi, non ho mai avuto questa, era proprio un desiderio di sviluppare qualcosa di musicale, no? Per cui quando sei genuino, che hai questo desiderio, perseveranza e stile, il talento sì, se c'è è meglio, però in realtà quando hai un tuo stile perseveri, si spera che possa essere già un buon inizio. Va bene. A parte quello che ti sto procurando io con questa intervista, qual è stato il mal di testa peggiore che l'essere musicista ti ha fatto venire? Lavorare assieme ad altri musicisti e non essere sullo stesso piano, non avere una visione d'insieme e un'unione che avrebbe potuto far davvero decollare questa band. Quando hai persone che sono intelligenti, hanno talento, però ognuno guarda in una direzione leggermente diversa, se sei guidi un'auto e una ruota va di qua e una ruota va un po' di là, la macchina non andrà mai dritta, per cui ovviamente voglio essere chiaro, non do la colpa a nessuno, anzi è responsabilità anche mia, per cui non è sempre facile gestire una band al meglio, ecco, per cui anche avendo un management, se la band è una vera band unita, che ha una visione d'insieme, una visione unica, un obiettivo unico da raggiungere a tutti i costi, non c'è management che tenga, cioè, per cui vabbè, a parte questo, in realtà la vita musicale o la vita in generale va vista come un percorso, per cui il mal di testa poi passa, certo. L'importante è andare avanti. Per fortuna, sì. Tu sei il fondatore, nonché l'unico membro superstite della prima incarnazione dei Rhapsody. Cosa significa per un musicista portare avanti un progetto di così lungo respiro? Beh, chi lo fa non si pone tanto questa visione, questo problema. Quando c'è la passione per la musica, neanche ci pensi. Perché ti sei già programmato la vita in un certo senso, sai che l'obiettivo è creare musica, goderne di essa, e quando sei consapevole che sei così fortunato che hai persone che l'ascoltano, questa è una cosa veramente incredibile, cioè veramente un regalo della vita che è davvero incredibile. Ok. Un'ultima domanda che interesserà i musicisti che ci seguono. Una volta arrivati al top nel proprio campo, come te per esempio, come si fa a continuare a studiare? Cioè, si dice che non si finisce mai di imparare, ma nella pratica come ci si riesce quando non c'è nessuno che possa insegnarti? Diciamo, bisogna vedere se la domanda è riferita al studio vero e proprio del proprio strumento o approfondimenti su teoria musicale eccetera, oppure su altri piani. Devo dire che nella mia posizione mi è difficile mettermi a studiare dei brani classici, pezzi di pianoforte, sono cose che ho fatto in passato. In realtà il tempo che ho lo voglio dedicare alla composizione e lo voglio dedicare a scrivere le idee, a rimuginare tutte le cose che vorrei fare nei prossimi dischi, quali strumenti usare, eccetera. Quindi già per me questo è un gran lavoro di studio,
Detto questo, ovviamente è importante quando sei più giovane e voglia anche di mostrare quanto che, il valore che hai, e tutti tendono ad essere virtuosi. A me del virtuosismo sinceramente non mi è mai interessato nulla. Per me mi dà più soddisfazione riuscire a comporre, arrangiare un brano e a registrare. Mi piace molto tutto questo, tutto l'aspetto della produzione, per dire la verità. E ascoltare musica classica, colonne sonore, già solo ascoltare puoi trarre tantissimo, imparare tantissimo. Per cui mi sono reso conto di come negli anni, senza volerlo, soprattutto da quando sono diventato responsabile dei Red Folio Fire, e la posizione proprio di responsabilità ti fa scattare alcune cose. Ad esempio, molto spesso mi ritrovo a comporre quando sono in altri posti, proprio compongo pensando a che tipo di accordi farei dopo una certa parte, eccetera. Una cosa che in vita mia non ho mai fatto, anzi neanche non ho mai voluto fare. Quando io sono davanti alla tastiera al computer lavoro, se poi sono al mare penso al mare. In realtà le idee vengono ovunque, per cui è davvero migliorata tantissimo la capacità di comporre a livello mentale e di analizzare varie idee a livello mentale. E anche a livello ritmico, sento di essere migliorato molto a livello ritmico, per cui già il semplice lavoro di composizione, di arrangiamento e di ascolto di musica ti può dare tantissimo. Poi dipende, insomma, dipende anche dall'età che hai. A 50 anni passati hai più voglia forse di concentrarti di più su scrivere musica e divertirti più che a stare lì 8 ore al giorno a provare la tecnica, cioè. Sì, no, ma la mia era una domanda generica come musicista, cioè come si cresce come musicista, non, quindi mi hai risposto benissimo. Ok, la tortura è finita, posso lasciarti i tuoi impegni, ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Sì, grazie a te. Niente, spero di risentirti presto e ovviamente in bocca al lupo per il lancio del... Quando vuoi, ci sentiamo quando vuoi, speriamo di vederci per i nostri futuri concerti. Se ci sei, fatti sentire, scrivi, certo. ci becchiamo. Dai, volentierissimo. Okay. Grazie mille. Grazie a te, allora buona serata e grazie ancora. Ciao, buona serata. Rob Gallagher Podcast.